Siamo al Look di Manfredonia, sta per iniziare una riunione organizzata dall'AMA, l'associazione dei commercianti che si è costituita da poco qui a Manfredonia. Il tema è parlare ovviamente della COSAP, dell'aumento vertiginoso della tassa di occupazione di suolo pubblico che interessa non soltanto i commercianti ma anche i cittadini. Siamo qui al Look con Raffaele Fatone, presidente dell'associazione AMA, un'associazione che raggruppa i commercianti di Manfredonia per alcune rivendicazioni che sono state proposte al commissario prefettizio a seguito dell'aumento vertiginoso della COSAP. Allora, Raffaele Fatone, il motivo di questo incontro qui a Look? Allora, oggi dopo aver avuto l'incontro con il commissario prefettizio abbiamo pensato di invitare i nostri associati per spiegare un attimino ciò che è appunto l'incontro con il commissario. Il commissario ci ha rassicurato e infatti siamo stati moderatamente soddisfatti, ci ha rassicurato che avrebbe preso come impegno quello di rivedere eventualmente la tassa, questo canone, questo aumento del canone del 300%, certamente non per annullarlo totalmente ma probabilmente per ridurlo già da quest'anno. Certamente lui è in una situazione non facile, è stato molto sincero con noi e dallo stesso tempo non ci ha dato delle garanzie certe, ma un impegno a rivedere l'aumento c'è stato. Ecco, è stata aumentata vertiginosamente la COSAP per far quadrare i conti. Non si è pensato probabilmente di recuperare invece l'evasione. È una possibilità che avete proposto al commissario prefettizio? Allora, è un tema assolutamente fondamentale. Noi dobbiamo capire che in questa situazione di gravità assoluta il recupero dell'evasione è un'arma importantissima. Stiamo scoprendo in questi giorni che, faccio l'esempio del mercato, c'è una situazione di abusivismo al limite del 50%. Questa cosa è assurda e dobbiamo pensare a coloro che oggi, tra mille sacrifici, comunque sia sono contribuenti del Comune e dello Stato. E noi dobbiamo, appunto, siamo qui in questa assemblea proprio per difendere chi oggi è un contribuente sano e appunto attaccare magari chi invece in maniera sleale approfitta di questa situazione per addirittura fare un abusivismo del 100%. È certamente un aspetto positivo quello che vi siate costituiti in associazione, perché mancava un'associazione di commercianti a Manfredonia. Buone le iniziative. Quali saranno le ulteriori iniziative che assumerete? Noi nasciamo innanzitutto per portare la voce dei commercianti. La nostra idea era anche quella di, come è successo il mese scorso, di creare anche una situazione per i nostri associati di festa per la città, per cercare di portare anche turisti a Manfredonia e cercare di fare rigirare l'economia. Poi è chiaro, succedono situazioni come queste molto gravi che non riguardano solo i commercianti, perché l'aumento del COSAP riguarda anche i comuni cittadini con l'aumento dei passi carrabili. Quindi ci ritroviamo oggi in questo momento a lottare col vero senso della parola per questa causa. Poi adesso passo per passo vedremo le altre cose da fare nei prossimi mesi.